Delle precipitazioni, a noi interessano le precipitazioni al suolo e la loro distribuzione. Abbiamo già visto nella precedente lezione che al suolo le precipitazioni sono distribuite in modo molto vario, sia a livello globale, quindi su tutta la superficie della Terra, avendo dei massimi di precipitazioni, in questo caso annuali, all'equatore e dei massimi poi a 60 gradi, dove si formano i sistemi nuvolosi globali, e abbiamo visto anche che la distribuzione spaziale alle varie scale della precipitazione è molto variabile. In alcuni elementi, per esempio di questa slide, si distinguono facilmente delle zone rosse, che sono zone di precipitazione ad alta intensità e che corrispondono ad elementi convettivi della precipitazione. Il messaggio quindi è che le precipitazioni sono molto variabili nello spazio e, come abbiamo detto in precedenza, anche nel tempo. Come possiamo dunque studiarle? Il modo in cui le studiamo ha a che fare con la statistica. Andiamo a vedere tuttavia quali sono le caratteristiche che ci interessano. Naturalmente lo stato fisico della precipitazione, cioè se questa è pioggia, neve o grandine o rugiada, per esempio. L'altezza della precipitazione, che di solito è misurata in millimetri o in centimetri, e che è la quantità di precipitazione per unità di area, che è caduta in un certo intervallo di tempo, che naturalmente deve essere specificata. La durata della precipitazione, ovvero l'intervallo temporale che si considera oppure in cui è avvenuto un certo fenomeno. Su questo ritorneremo anche in seguito, su questo concetto di durata. L'altezza accumulata è l'altezza di precipitazione misurata in un intervallo prefissato, a prescindere dagli eventi che hanno generato. Per esempio, in questo caso io mi posso chiedere quant'è la pioggia caduta in 24 ore, in 36 ore. Durante queste 36 ore io posso avere avuto una sequenza di eventi fisici che hanno generato la pioggia, ma dal punto di vista ingegneristico a me interessa l'altezza accumulata nella durata che io ho prefissato a priori. Un altro elemento importante è l'intervallo medio che intercorre fra le precipitazioni successive, in inglese storm arrival time. La distribuzione spaziale dei volumi di pioggia, elemento sul quale poi ritorno, e la frequenza o tempo di ritorno, ovvero quando due eventi della medesima intensità si ripetono, qual è la frequenza con cui i due eventi della medesima intensità si possono ripetere. Ci interessa anche la qualità, ovvero la composizione chimica della precipitazione, ma non è questo un tema di cui ci occuperemo qui in questa lezione. Ho fatto delle distinzioni prima sulla durata delle precipitazioni. Osserviamo per esempio questa sequenza di precipitazioni misurate in questo caso a San Martino di Castrozza. Come vedete, se noi andiamo a riprodurre su un ammontare di giorni molto grande la precipitazione giornaliera, in questo caso, vedete per esempio che in questo luogo sembra essere piovuto sempre, ogni giorno, non si vedono gap quasi ogni giorno. Se andiamo a restringere, a zoomare sulla nostra serie di precipitazioni, vediamo invece che qualche gap comincia a comparire, ma non è ancora visibile. Viceversa, nella rappresentazione, diciamo, in cui andiamo a prendere circa 250 giorni, 8 mesi più o meno, cominciamo a vedere che esistono degli intervalli del tempo, quindi ho contati 6, in cui non c'è precipitazione. Potrei dunque pensare che gli eventi siano quegli eventi secondo i quali
per esempio in questo caso un giorno non è piovuto. Il problema è che molti eventi di precipitazione hanno durate inferiori all'ora. Le celle convettive tipicamente che generano precipitazioni di grande intensità sia in fenomeni temporaleschi estivi sia all'interno di fenomeni di fenomeni di larga scala come precipitazioni frontizie durano generalmente tra 10 e 20 minuti. E in questi 10-20 minuti si possono osservare anche dei gap dei gap di precipitazione perché, per esempio, la nuvola che è causa di questa precipitazione si sposta anche nello spazio e noi invece siamo fermi in un punto. Questo effetto è rappresentato anche in queste curve, in cui, come vediamo, in questo caso, a differenza della misura che avevamo visto prima, la misura della precipitazione è fatta con uno strumento ad altissima precisione e va a misurare i minuti. La pioggia in ogni minuto. Come vedete, anche qui difficilmente si possono forse intuire dei gap in alcune situazioni, per esempio fra 100 e 200 minuti, però non è affatto semplice andare a capire se si tratti di eventi di precipitazione diverse o di quali fasi della precipitazione fisica noi stiamo quali fasi della precipitazione fisica noi stiamo guardando. Questo elemento è anche rappresentato bene dalla figura in basso che rappresenta una trasformata di Fourier in cui si vedono in pratica la frequenza delle precipitazioni e si vede che qui c'è le precipitazioni sono ben interpretate da una curva che va come una legge di potenza e questo, cioè come scende molto lentamente, questo è interpretato con il fatto che all'interno di un fenomeno piovoso al suolo si possono identificare tantissime scale temporali differenti, da pochi 0 un minuto, qui addirittura, quindi 6 secondi, via fino a un minuto e 10 minuti. Quindi c'è una grandissima variabilità nel tempo del fenomeno stesso. Ragione per cui le precipitazioni vengono studiate attraverso la loro distribuzione in modo statistico. Quali sono queste distribuzioni che noi consideriamo? Beh, la prima distribuzione che noi andiamo a considerare è una distribuzione discreta, che è la distribuzione di Poisson. E in questo caso, per esempio, la distribuzione di Poisson può venire usata per andare a studiare quanti eventi di precipitazione ci sono. Questi sono eventi discreti. Io presumo che ci sia una distribuzione in cui la probabilità dei singoli eventi tende a zero, ma la media che è uguale al numero di eventi per la probabilità del singolo evento rimanga costante. In questo caso la legge di Poisson è anche conosciuta come la legge dei casi rari e nel caso delle precipitazioni può venire usata per esempio sia per numerare il numero di eventi sia per numerare per esempio il numero di eventi secchi, a seconda di quale prospettiva noi ci mettiamo. Come è fatta la distribuzione di Poisson? Qui la vedete rappresentata, è una funzione della variabile x e ha questo parametro che, come vediamo sotto, sia uguale sia alla media e alla varianza, che è mu. Quindi io mi chiedo, questa distribuzione mi dà la probabilità che un evento di avere un numero x di eventi se la media degli eventi è mu e la sua varianza è pure mu.
E l'espressione che vedete rappresentata è mu alla x diviso x fattoriale per e alla meno mu. Che cosa esattamente significa? Beh, in parte di questa informazione si può vedere nella figura in alto a destra dove vediamo dove mu è un parametro che viene fissato. Supponiamo quindi di essere nella mente di Dio e di sapere che le nostri eventi di precipitazione si ripetono con una probabilità di 0,5, per esempio, 0,5 settimane, per esempio potrebbe essere. E in questo caso la prima distribuzione è quella buona, quella che è della figura che è chiamata figura 517. Nel caso mu sia uguale a 5, ottengo una curva molto più, anzi non è una curva, è un insieme di elementi perché avrò la probabilità di avere 0 eventi, 1 evento, 2 eventi, 3 eventi, 4 eventi, 5 eventi, ma non le probabilità intermedie. In effetti possiamo andare a vedere come quelle che sono rappresentate sono le distribuzioni di probabilità, ma non le probabilità. La probabilità è la variabile cumulata di queste. Quant'è la probabilità di avere un numero minore o uguale di due eventi, per esempio. Allora io dovrò andare a sommare su tutte le funzioni di distribuzione di probabilità f di j per j che è prima 0, in questo caso poi j, la probabilità di avere 0 eventi, la probabilità di avere un evento e la probabilità di avere due eventi. Applicando la formula che abbiamo visto prima, se assegniamo che la media degli eventi deve essere 1, o è alla meno 1 all'esponente, e poi ho la somma per tutti e tre i casi, e poi ho la somma delle cifre che vedete comprese fra parentesi, 0 alla 1, che è 1, diviso 0 fattoriale, che è di nuovo 1, poi più 1 alla 1 che è di nuovo 1, diviso 1 fattoriale che è di nuovo 1, e così via anche per 2 alla 1 diviso 2 fattoriale. Nella sostanza la probabilità di avere meno di 2 o di avere meno o 2 eventi è 3 alla e alla meno 1 in questa situazione. Non sempre le precipitazioni sono studiate in questo modo, tuttavia, in quanto, per esempio, andiamo a vedere una rappresentazione delle precipitazioni storica, se vogliamo, perché questa è tratta dal libro di Physical Geography di Shum. E qui vedete. Intanto è una rappresentazione di cose differenti, nel senso che qui vengono rappresentate le precipitazioni mensili in millimetri. E questo per porre in evidenza la diversità climatologica, in questo caso, di vari posti nel mondo. E come vedete, ci sono dei posti in cui vi è un solo picco annuale di mesi piovosi, generalmente possono essere delle zone o delle precipitazioni di tipo monsonico, delle altre zone in cui c'è una stagionalità più marcata, ed altre zone ancora in cui non vi è alcuna stagionalità, le precipitazioni mensili rimangono pressoché costanti durante tutto l'anno. Verrebbe da dire che Trento è uno di questi ultimi casi, nel senso che le precipitazioni tendono ad essere, le precipitazioni cumulate mensili tendono ad essere costanti per ogni mese, eccettuato per i mesi di dicembre e di gennaio, che sono i mesi più secchi. Un altro modo per rappresentare le precipitazioni è per vedere se, per esempio, nella slide precedente le precipitazioni erano disegnate come una serie temporale, ovvero un valore che varia nel tempo, sia pure mese per mese e non secondo per secondo.
Possiamo anche andare a vedere com'è la distribuzione dei valori. E questo è un grafico che si chiama normale, in cui se le distribuzioni hanno una distribuzione normale o gaussiana, appaiono su questo grafico come delle rette. Anche questo è un grafico storico, nel senso che probabilmente non, si usa molto meno di un tempo, e un tempo serviva anche per effettuare dei calcoli ed avere un elemento visibile del sistema, mentre oggi si usano direttamente le distribuzioni. Come si deve leggere questo grafico? Beh, essenzialmente il grafico si deve, cioè le cose rappresentate nel grafico sono delle precipitazioni aggregate a diverse unità. Per esempio, la retta che si vede a metà rappresenta le precipitazioni annuali, quindi per una serie di anni successivi si sono sommate tutte le precipitazioni giornaliere per ottenere le precipitazioni annuali, e poi si è andata a vedere qual è la distribuzione delle precipitazioni annuali. E questa distribuzione, in questo caso, è una distribuzione molto vicina alla distribuzione gaussiana. Man mano che l'aggregazione delle precipitazioni diventa più piccola, quindi le precipitazioni, per esempio, di settembre mensili, o le precipitazioni di settembre settimanali o addirittura giornaliere, si discostano sempre di più da una precipitazione gaussiana. È facile comprendere, quindi, che questo sia un effetto della legge dei grandi numeri, ovvero una variabile sommata. Una variabile che è la somma di tante altre variabili che possono avere una componente più o meno casuale, tendono a distribuirsi secondo la curva gaussiana o normale che vedete qui. Quindi, oltre alla distribuzione di Poisson che abbiamo visto per andare a contare il numero di eventi, abbiamo anche introdotto una seconda distribuzione che può essere rilevante per trattare i casi della distribuzione di precipitazione, che è la distribuzione gaussiana normale, che voi sapete essere presente ovunque nei fenomeni fisici, perché naturalmente questo ha a che fare con una soggiacente natura matematica di questa curva, di essere il limite, appunto, di grandezze che si sommano quando queste grandezze sono tante. Altre cose che ci possiamo chiedere è come siano le durate di una singola distribuzione. Le durate hanno dei valori positivi, quindi per esempio la curva gaussiana non può andare bene, ma in questo caso può venire usata la curva lognormale. Che cosa si vede in questa slide? Guardiamo prima le curve di destra. Le curve di destra rappresentano delle distribuzioni di durate di precipitazioni in stagioni secche, dry, in stagioni bagnate, wet, o l'insieme delle due, dry più wet. E quello che si vede dalle curve di destra è che queste distribuzioni che sono disegnate sono abbastanza simmetriche, abbastanza a campana, e quindi in qualche modo si può pensare che queste curve siano delle curve, bene, questi istogrammi siano bene interpretabili come delle curve gaussiane. Tuttavia, le curve di destra non sono delle curve di distribuzione della durata vera e propria, ma piuttosto del logaritmo della durata. Quindi qui andremo a dire che la distribuzione del logaritmo della durata è una distribuzione gaussiana. La distribuzione delle durate quindi viene ad essere quella che si chiama una curva lognormale, in cui io ho f di y, che è
la mia distribuzione della variabile di questa variabile y è una curva normale. E difatti vediamo la forma della curva normale, infatti 1 diviso 2 radice di 2 pi greco sigma al quadrato di y, cioè quindi di questa variabile y, dove sigma al quadrato è la deviazione standard al quadrato, oppure se preferisce la varianza, elevato per e alla meno y meno mu di y, dove mu di y è la derivata, è la media della variabile y al quadrato diviso due volte la varianza al quadrato. Y però è il logaritmo della nostra variabile originaria, e che in questo caso è la precipitazione. Dunque la variabile x, che è uguale, che è tale per cui x è e alla y, si dice distribuita in modo logonormale. La distribuzione logonormale si può ottenere dalla distribuzione di normale, che è quella in alto, l'equazione che è scritta come 2/13, con una sorta di cambiamento di coordinate. Infatti noi dobbiamo considerare che questa è la funzione di distribuzione di probabilità, il cui integrale deve fare a 1. Quindi l'integrale di p di x, di p di y, in dy da 0 a infinito deve fare, da meno infinito, scusate, ad infinito deve fare 1. Se io faccio il cambiamento di variabile che è segnato nell'equazione 2/14, y uguale logaritmo di x, devo fare un cambiamento di variabili e moltiplicare la mia distribuzione per lo jacobiano della trasformazione, un concetto che è stato veicolato in analisi 1. Quindi la mia nuova distribuzione è p di y, che diventa logaritmo di x, per la derivata di y fatta rispetto ad x, in dx. La derivata di dy fatta rispetto a x in, è esattamente 1 su x, è la derivata di logaritmo di x, e quindi la mia distribuzione di probabilità in x viene modificata come si vede nella formula 2/16. La forma della distribuzione logonormale è qui rappresentata per vari valori della varianza, della deviazione standard, come rappresentato in questo momento. È una curva unimodale perché, esattamente come la curva gaussiana, presenta un massimo, un singolo massimo. La distribuzione di probabilità è l'integrale di questa quantità che voi vedete sulla destra. Anzi, voi non vedete sulla destra, ma vedete sulla prossima slide. Questo è l'integrale delle curve che vedevate prima. Sono ovviamente delle curve che vanno tra 0 e 1, perché ogni probabilità ha questa forma. Che cosa ci interessa di una funzione di distribuzione? Beh, nella curva gaussiana che noi conosciamo bene, ci interessa la media, ci interessa la varianza o la deviazione standard. Questi due parametri, questo è il nome tecnico della cosa, questi due parametri identificano completamente la nostra curva nella famiglia di curve gaussiane. In generale di una curva di distribuzione ci interessano alcune quantità, per esempio qual è il valore atteso, ovvero quale valore si può far dipendere dalla media. Per esempio nel caso della log normale si può derivare analiticamente conoscendo il valore della media e il valore della varianza, e questo è e alla mu più sigma al quadrato diviso 2. Il valore della mediana, vi ricordo, è quella valore della variabile x in questo caso, rispetto alla quale il 50% dei valori è più piccolo e il 50% dei valori è più grande. Questo è semplicemente e alla mu. La moda, ovvero il massimo della curva di distribuzione, che è alla mu meno sigma quadro, e la varianza della distribuzione, che in questo caso è alla sigma quadro meno 1 per e alla 2 mu più sigma quadro. Abbiamo parlato delle durate, ma per quanto riguarda le intensità, che cosa siamo in grado di dire?
Beh, probabilmente si potrebbe pensare che le curve di o le intensità sono o abbiamo l'intensità zero, quindi in assenza di precipitazioni abbiamo l'intensità zero, e se non abbiamo, e se abbiamo invece una precipitazione, possiamo andare a misurare l'intensità. In questo caso rappresenta una curva in intensità di millimetri all'ora. Queste curve sono curve che devono essere necessariamente di valori positivi. In questo caso l'asse delle ascisse è disegnato in forma logaritmica e si vede che rappresenta una curva abbastanza bene, una curva a campana. Nuovamente, quindi, si può pensare che la distribuzione delle intensità di precipitazione si possa pensare e una distribuzione lognormale come quella che abbiamo descritto prima. Se pensiamo alle caratteristiche delle precipitazioni a terra, peraltro, una caratteristica che certamente interessa moltissimo è la precipitazione massima che si può generare. Questo concetto di precipitazione massima, tuttavia, non è così semplice da determinare o da chiarire. In particolare, qui non facciamo una trattazione statistica in questa slide, ma andiamo a vedere quali sono state le precipitazioni di massima intensità su certe durate. Questo è un dato abbastanza antico, questa tabella andrebbe rinnovata, ma l'ho comunque riportata in questo caso perché serve a dare un'indicazione di quali siano le grandezze in gioco. La precipitazione di massima intensità, ma di durata breve di 1 minuto mai registrata sulla Terra, è questa di Baró in Guadalupe, che è di 38 mm. Saltiamo subito alle durate successive. Come vedete, man mano che si aumenta la durata, l'intensità, la precipitazione aumenta. Ma se andassimo a calcolare la precipitazione, quindi l'altezza, la depth della curva diviso la durata, l'intensità tende a decrescere. Così abbiamo per un'ora 401 mm. Tenete come livello di riferimento che una zona temperata, come può essere Trento, un valore tra 1000 e 1500 mm all'anno. È un valore ragionevole per la totalità delle precipitazioni cadute. Quindi 400 in questo posto in Mongolia nel luglio del 75 è caduto praticamente un terzo della precipitazione che cade, tra un terzo e metà della precipitazione che cade a Trento in un anno. In 24 ore 1800 mm. E in un anno, come vedete, a Cherrapunji in India, piogge monsoniche naturalmente, nell'agosto del 1860 al luglio del 1861 sono caduti 26 metri di precipitazione. Questi danno un'indicazione di quali sono i massimi di precipitazione che si possono ottenere su queste durate, ma saremo più precisi nella prossima lezione, nella prossima serie di slide. Se avete domande, dopo aver guardato questo video, mandatele direttamente al gruppo di idrologia UNITN e io vi risponderò.